Sono arrivato a Capo Nord. Sono adesso alle 4, ma sono arrivato alle 3 e mezza dopo 4 ore di guida da Alta. Dovevo arrivare verso le 12, però poi ho visto le previsioni del tempo che portavano pioggia e vento forte, quindi ho deciso che sarebbe venuto, ecco, questa notte, se si può definire notte, diciamo. In pochi, pochissimi avrebbero scommesso sulla riuscita della sua avventura, partire a bordo di una Fiat Panda di oltre 20 anni fa e raggiungere in solitaria Capo Nord, andata e ritorno in un viaggio di oltre 18.000 km su una vecchia Panda. Luca Giannone, modicano, fotografo e amante dei viaggi e delle sfide, ci è riuscito. Proprio ieri ha messo piede a Capo Nord, documentando tutto con dei video subito condivisi nella propria pagina di Facebook. Ricordiamo che lo scorso 15 aprile Luca era partito con la sua vecchia Panda, o per meglio dire la Panda del nonno scomparso, rimessa a nuovo per l'occasione da Piazza Monumento a Modica, con in testa una sola destinazione. Capo Nord. Per questo, nei mesi precedenti, aveva raccolto informazioni, aveva rimesso a lucido la Panda e aveva trovato diversi sponsor che fin da subito hanno creduto nel progetto. Per Luca, sia chiaro, non una vacanza, ma una sfida, adesso riuscita già per metà, raggiungendo dopo 8.115 km Capo Nord, destinazione ambita da tantissimi avventurieri, ad attenderlo ora la non meno faticosa strada del ritorno verso Modica. Sarà una bella avventura anche il ritorno. Dovrò scendere dalla Finlandia, scenderò, ecco, dalla Finlandia, dagli stati baltici, Polonia, Austria, Croazia, poi